Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio, sono qua a Buenos Aires, Argentina, dalla tradizionale Avenida de Mayo. Oggi siamo in una festa bellissima e come sapete nell'Argentina siamo un paese di immigrazione, abbiamo ricevuto tanti migranti di diverse parti del mondo e il governo della città di Buenos Aires decide di omaggiare tutti gli immigranti ogni fine settimana con una festa che si chiama Festival Buenos Aires Celebra. Abbiamo per esempio Buenos Aires Celebra Francia, Buenos Aires Celebra Spagna e anche Italia. Ma dentro l'Italia la comunità più grande di italiani sono i calabresi e oggi siamo nel Festival Buenos Aires Celebra Calabria, una festa solo come i calabresi la sanno fare, piena di gioia, balli, musica, cibi, tutto. Guardate qua adesso. Buon proseguimento, ciao ciao. Come studiare? E che deve fare se fanno loro? Partecipa tu che non capisci una lingua. Deve insistere nel vento, perché se non parte, i vantaggi sono di con gli altri che hanno resistito qui. Io qui senza lavoro non resisto. Italiano e Clarin, certo. Certo, io sono il direttore del quotidiano L'Italiano, sei da Roma, e qui così abbiamo inventato il supplemento Italia e l'Argentina su Clarin, che è uno dei principali, anzi è il principale giornale argentino in Argentina. Abbiamo saluto a tutti e un bacione dall'Argentina. Ciao, ciao. Sono oggi con Michele Munno, creatore, fondatore dell'Arbitonese, una rivista dedicata a tutte le collettività italiane in Argentina, con un saluto particolare a tutti gli italiani. Ecco, grazie mille, vi inviamo un bacione a tutti gli italiani da Buenos Aires, Argentina. Ciao ciao. Sono adesso con... Buonasera, con Gonzalo Rosselli, nipoti di Calabresi. Bravo. Giovanna Amabile, calabrese di Cosenza, paese San Lucio. Saluto a tutta l'Italia. Ecco, adesso sentiremo un po' gli strumenti che suonano. Tu cosa suoni? La surdulina di tradizione Albrecht, della zona consentina del Pollino della Calabria. Stupendo, lei? Allegria consentina, pura tarantella calabrese. Ecco, bravissimo, sentiamo.